Il piano sicurezza si rifà per grandi linee a quello del 16 agosto, un piano già testato in estate con successo. Abbiamo apportato tutte le modifiche eventualmente alle integrazioni che bisognava fare, fatte già dalla precedente commissione, quindi abbiamo redatto un piano di sicurezza che diciamo ha soddisfatto un po' tutti. Tutte le strade chiuse sono quelle che sono adiacenti all'area dove si svolgerà il concerto. Sono previste nell'area del concerto 6.000 persone, l'afflusso di 6.000 persone, ma sicuramente poi nell'ambito di quello che sarà tutto il corso Vittorio Emanuele saranno almeno 15.000-20.000 persone. E abbiamo approntato tutto per quanto riguarda questa affluenza maggiore, diciamo, per quanto riguarda sia le ambulanze, sia gli steward, sia la chiusura delle strade, sia la chiusura dei negozi. Ci saranno aperti i bar sicuramente, tutte quante le strutture che possono eventualmente servire da sussidio a quelli che sono i bagni chimici. La raccomandazione ai cittadini, perché non sarà il 16 agosto ma sarà il 31 e quindi sarà sicuramente come dire, i fuochi d'artificio o qualcosa del genere, di non usare fuochi d'artificio nell'ambito di quello che è il corso Vittorio Emanuele, perché ci sarà sicuramente gente. Ma c'è l'ordinanza, ma non è l'ordinanza, è vietato fare qualcosa, però poi dipende dalla sensibilità del cittadino non fare.